Ciao a tutti, sono Anita e volevo dire al Presidente della Regione che lei si sta vantando che il Piemonte diventerà zona arancione, ma finché le scuole non riapranno il Piemonte sarà zona rossa. E volevo concludere dicendo che io voglio tornare a scuola perché la scuola è un nostro diritto e non bisogna pensarci, bisogna solo farlo. E io resterò, noi resteremo qui in piazza finché la scuola non riaprirà. Io sono Elisa e volevo dire che quattro mura non possono sostituire l'immensità della scuola e uno schermo lo sguardo dei professori. Noi ci sentiamo ascoltate ma incomprese e abbiamo sentito tante chiacchiere, ma infatti non ancora. Io sono Emma e volevo dire che io e le mie compagne saremo qui in piazza sperando di far cambiare sperando di far cambiare idea a Cirio e finché lui non cambierà idea noi saremo qui e invitiamo anche tutti voi a venire qui con noi. E quindi chiediamo delle certezze che non, come ho detto, non sono avvenute e devono essere prese, e non la scorsa settimana un piano di trasporti doveva essere fatto prima ed è grave che è fatto solo adesso. Noi vogliamo essere sicuri di tornare a scuola a gennaio e non per una settimana, non per un mese, per sempre, perché la scuola è un nostro diritto. E deve essere la loro priorità, non solo la nostra. Noi ribadiamo questo, noi siamo donne, siamo mamme, siamo molto arrabbiate, siamo arrabbiate da molto tempo e noi preveniamo i danni, quindi come dice, come ci proviamo, come dice sempre Francesca, non si può fare la protesta dopo che il danno è stato fatto, ma bisogna protestare prima. La piazza è catartica. È una bella sensazione vedervi qui, avervi qui con noi. Vi proponiamo di seguirci sui nostri social, la pagina Facebook Priorità della Scuola Piemonte, Instagram gestito dalla magnifica Valentina, che è la nostra comunicatrice stupenda e bravissima. Di seguirci, di seguire anche i post del Pass Nazionale, perché è un movimento che è un'onda che percorre tutto il paese. E non ci fermeremo quando riapriranno le scuole, perché questo movimento ha degli obiettivi di lungo corso, vuole il rinnovamento sociale, vuole il rinnovamento per la scuola e per l'istruzione, per la cultura. Non ci fermeremo qui finché non avremo rinnovato la scuola italiana, la scuola pubblica, dalle sue fondamenta, perché è un servizio essenziale del nostro paese.